Lo sport anche a gambare, sindaco. Sì, uno sport devo dire ad alti livelli, ma non solo come livello agonistico, professionale, ma come partecipazione. Questa è la marcia longa, è storica, partecipa tutto Gambari, il Reggio, ed è il coronamento di una settimana di grandi successi, di grandi risultati, torneo di basket, torneo di calcio, belle cose, un sacco di ragazzi, un sacco di giovani, una bella montagna da vivere per tutti. Nonostante che oggi il tempo non sia clemente qua. La gente è salita allo stesso, ecco. Sale lo stesso, è salita perché il richiamo è tanto, perché ieri sera c'erano un sacco di belle cose, un sacco di ragazzi, abbiamo fatto 3-4 mila partecipanti tra sagre, DJ set eccetera, e poi con la riscoperta, la voglia di stare bene, di stare all'aria aperta, e ci fa piacere perché è un segnale di fiducia anche e di riconoscimento al lavoro dell'amministrazione comunale. Spesso volte si parla di turismo di mare mentre parliamo turismo di montagna. Come è andata la stagione? E Gambari sempre il top, ecco, della... Sì, diciamo che ci sono, il turismo di mare è sempre come i numeri più grandi, più consistenti rispetto al turismo di montagna, però si sta riscoprendo. Quello che era un turismo di nicchia adesso sta diventando sempre più un turismo soprattutto di giovani. D'altronde non è soltanto una questione economica, risparmiare sull'aria condizionata, sul sudore, è proprio una questione di stare bene con il benessere, perché dal punto di vista psicologico respirare l'aria pura, avere delle attività degli attrattori ci fa crescere. Quest'anno abbiamo fatto il pieno con gli alberghi, come case, è stata una grande, grande soddisfazione veramente. Siamo contenti di quello che si sta realizzando e speriamo che cresca di più. Probabilmente i cambiamenti climatici ci aiutano. Se ci penalizzano in inverno, ci aiutano in estate. Ma la cosa bella sono i giovani che vengono a Gambari e che hanno riscoperto Gambari. Questa è la cosa più bella che possa esistere. Abbiamo provato a coniugare e i risultati sono stati positivissimi, l'esperienza sportiva con una camminata, una corsa all'interno del parco, cioè nel gustarsi le meraviglie del Parco Nazionale dell'Aspromonte. Quindi questa marcia longa alla 40ª edizione ha visto in campo dai più piccoli, 3 anni, 2 anni, fino a persone adulte, quindi tutta la famiglia, tutte le persone hanno potuto sperimentare questa bellezza del vivere lo sport come esperienza ambientale, come esperienza di riscoperta di quei tesori spesso che noi trascuriamo. Quindi un successo straordinario, non solo numerico ma anche esperienziale. Ecco, la presenza di tante persone, ecco, nonostante che oggi il tempo non è stato clemente, voglio dire, però è venuta lo stesso, ecco. Siamo partiti, ci aspettavamo tanto caldo perché ogni anno qui è fatto sempre tanto caldo, oggi queste nuvole rappresentano quell'esperienza da vivere sempre e comunque, ed è l'esperienza dello sport legata anche al mondo della vita, al mondo delle relazioni, provarci sempre. Qui tante persone, maschi e femmine, piccoli e grandi, ci hanno provato ed è stato veramente un grande successo.